Sono Morini Massimo, lavoro in ufficio tecnico EMAC e mi occupo della progettazione e sviluppo della gamma Bertolini. E dopo una prima esperienza di 10 anni alle officine reggiane, è iniziata la mia storia con la Bertolini, storia che prosegue tuttora da circa 20 anni. La progettazione ha subito negli anni notevoli cambiamenti. Ho iniziato con una progettazione completamente manuale. Si usava il classico tecnigrafo, la matita e la lametta per cancellare, fino ai giorni nostri, dove per mezzo di software o in programmi informatici possiamo sviluppare o progettare molto più facilmente tutto quello che riguarda il mondo Bertolini, diciamo. Ai giorni nostri, come ho detto, grazie all'introduzione del CAD 3D soprattutto, grazie all'introduzione di programmi di calcolo, grazie all'azienda che ha sviluppato e introdotto tecnologie molto avanzate, possiamo realizzare dei progetti in tempi molto brevi, con margini di errore molto più limitati. Sono state introdotte delle cabine di prova dove noi possiamo testare le macchine prima di metterle in produzione, anche in modo molto più gravoso rispetto all'utilizzo finale dell'operatore. E mi ricordo ai tempi di quando ho iniziato a lavorare in Bertolini che non c'erano a disposizione tutte queste tecnologie. E un episodio carino che mi ricordo è una motozappa che era stata legata a una pianta con una catena e veniva fatta girare in tondo per 8 ore al giorno per fare delle prove di durata. Chiaramente giorni d'oggi non sono più ammissibili queste cose. Vista la storia ultracentenaria delle Bertolini, ricordando per i più anziani un vecchio slogan che veniva utilizzato nella pubblicità, la fuoriserie degli agricoltori, io mi auguro insieme ai miei colleghi di mantenere il nostro marchio reggiano nell'elite mondiale nel mondo della piccola agricoltura.